per la rubrica Pizzerie, siamo qui da Gino Sorbillo. Abbiamo un attimino, oltre all'intervista con Gino, vogliamo un attimino cogliere alle persone che aspettano qui il grado, chiaramente l'indice di gradimento delle pizze. Abbiamo qui una delle ospitanti del tavolo, ci dice un attimino quali pizze hai scelto in questo. E quindi volevo sapere da te la prima volta che ti sono sentito. Sono 6 anni che vengo qui in questa pizzeria, perché vicino alla mia università l'ho scoperta per caso e l'ho presa in pianta da che l'ho preso. Il ciclo di scuola? No. Tu che cosa sei laureata? No, non sono laureata, ho finito il ciclo di corsi, che ormai non sono stato benissimo, quindi verrai a fare un esame medico in questa pizzeria. Quindi ti veniamo con la tua comitiva di amici, con la famiglia, con gli amici. E è napoletano stato per andare a mangiare la pizza, infatti la famiglia la qualità è quella che è, la simpatia, la gentilezza. Quindi senza fare nome ti è mai capitato di andare fuori Napoli e assaggiare magari una pizza che tutti quanti si aspettavano tipo una qualità? Invece cosa ti hanno cercato? Purtroppo è normale che una che va fuori Napoli. Devi assaggiare magari le cose del posto, ovviamente. Non pretendere. Se vado fuori Napoli non mi aspetto di mangiare la pizza con la maggior pizza, se mai vado su qualche altra linea. Va bene, allora adesso togliamo l'occasione, visto che sono in due, a chiedere qualcosa anche alla tua amica, come si chiama? Claudia. A Claudia, chiediamo se sei venuta con Francesca la prima volta oppure già sei stata. No, siamo sorelle, quindi a volte veniamo insieme. Quindi giustamente. Volevo sapere da te, Claudia, qual è stata la prima volta che hai assistito a te, ricordi? Da quando sono nata, perché a Napoli è una... La mia sorella è molto golosa, lei l'ha stata appena cominciata a mangiare, Volevo chiedere a tutti e due se avete, oggigiorno si sta creando, si è creata una problematica per alcune ragazze, per il fatto del bullismo, ecco, voi che cosa ne pensate? Avete degli esempi che mi chiedete di voi, cioè com'è la risposta di Napoli su questa problematica? Quindi più di te, giustamente lei è un futuro medico, cioè ci può spiegare qual è la ricetta per abbattere le problematiche. Purtroppo l'intolleranza alimentare, quindi come tale deve essere trattata. Però comunque attualmente grazie a un po' di prevenzione, nel senso non andare subito a inserire nell'attività del bambino, già si stanno cominciando ad avere un paio di miglioramenti. Allora, ci chiediamo qual è la tua politica, dai scegliere come ci gas, mamma mia, mi state attento che gli amici di adesso la nostra Francesca di cura. Siamo a po', quindi quando mangiate il vino questo schifoso, poi cioè lei risolve le problematiche, perché dobbiamo anche dirlo, purtroppo, nel senso che a Napoli abbiamo la capitale della pizza, però ci sono delle pizzerie, vero Francesca, che si spacciano per pizzerie, quindi comunque quindi stare attento al pizzaiolo, devono sapere dove andare, ma comunque fondamentalmente la qualità si vede. La selezione si fa da sola. Quindi mi raccomando cari amici, venite da Gino Sorbillo, perché è un nome e una garanzia, l'abbiamo trovata, è vero Francesca, confermiamo comunque che è digeribile e ha questi prodotti biologici che danno la possibilità in alta digeribilità. Poi casomai avete problematiche, siete andati dalla pizzeria sbagliata, noi vi diamo l'indirizzo della dottoressa Francesca, vi farà una visita al puntino e poi sarete tutti pronti per rimangiare e ritornare mangiato bene da Gino Sorbillo.
per la rubrica cucina di Parole Libertà è tutto, vi rimandiamo alle prossime rubriche, grazie.